Aveva 18 anni e suo nome di battaglia era Stella. Mi è venuta incontro nella casa dove ha trascorso gli ultimi 30 anni della sua vita e dove ora abito io. Perché, insomma, voglio dire, andare in giro per Roma con le armi all'epoca, quando tu c'avevi i tedeschi appunto che ti controllavano ogni vettura del tram. Indubbiamente la paura tanta, indubbiamente l'angoscia tanta, però insomma io non l'ho vissuta come una tragedia. Io ho sofferto di più il bombardamento di San Lorenzo. Visto tanta di quella tragedia, tanto di quell'orrore è stato, tanto di quell'orrore la guerra, tanto di quell'orrore l'occupazione anche. E quindi non ho faticato a entrare dentro questa illegalità. Subito dopo la liberazione io non ho più smesso, ho sempre lavorato per il partito, naturalmente. Mentre la mi ricordo perfettamente. Mangiavate qua insieme? Sì. In più ero già del manifesto, quindi ero un eretico ai suoi occhi. Stavolta io non mi iscrivo più al sindacato e qui guardava, ma Franco, ma dici sul serio? Ma come ti viene in mente? No? È commovente ricordare chi ci ha lasciato un insegnamento, chi ci ha lasciato un'immagine di sé di valore. L'appuntamento era colazione da Linari. Si andava lì, si prendeva lei il cappuccino, io il caffè e poi si andava al mercato.